Il teatro nel quale avviene il risveglio, il passaggio a uno stato di coscienza più alto è il corpo. È qui dentro. L'esperienza di uno stato di consapevolezza più alto è fisica. È il corpo che ci offre ciò che deve essere trasformato, ciò da cui dobbiamo uscire, il passato che dobbiamo lasciare per entrare nel presente, ce lo offre il corpo. Ma spesso, invece di approfittare dell'offerta, ce ne facciamo vittime. In quel caso usiamo la sofferenza fisica come quindi la sofferenza emozionale, la sofferenza psicologica, che sono tutte fisiche perché le sentiamo attraverso il corpo, le usiamo per creare nuova sofferenza. Ce ne lamentiamo. Le portiamo come un carico che cerchiamo di passare a qualcuno perché ce ne liberi. Ma in realtà quello è l'offerta che il corpo vi sta facendo per dirvi passa da qui, perché da qui c'è l'uscita da questo passato. E questo vale per qualunque malessere, per qualunque malattia, per qualunque stato emozionale, per qualunque stato di follia mentale, è sempre tutto in essenza la stessa cosa. Il corpo ti sta offrendo non un impedimento al tuo stato di consapevolezza, ti sta mostrando dov'è che devi passare per rimanere in uno stato di coscienza presente, in uno stato di attenzione libera. C'è bisogno di sciogliere quel nodo lì, c'è bisogno di entrare in quel nodo lì. Il corpo è un aiuto, è sempre un aiuto. È lì che ti offre chiaramente ciò che devi osservare.